Questo è un quartiere chiuso su se stesso. Non ci sono fabbriche, non ci sono uffici, non c'è niente. Da fuori qui non viene nessuno. Uno per la cattiva fama che c'ha e poi perché non c'ha motivo la gente da fuori da venire qua. Ogni centimetro del mio quartiere mi riporta indietro, tipo macchina del tempo. Ripasso ogni momento, rivivo le esperienze di quando ero ragazzino, con le suore sopra lo stesso cemento, e rifletto su chi c'è sempre stato e m'ha tirato su, su chi purtroppo ci ha lasciato e guarda da lassù, su quante cose sono rimaste tali e quali e quante altre sono cambiate e so che non torneranno mai più. Ho sempre vissuto il quartiere un po' come una casa allargata. Io vivo dentro queste quattro mura, però diciamo che casa mia è un po' tutto il quartiere. Per chi è nato qui in questo quartiere, per chi lo vive, sa benissimo che ci sono pochi stimoli nel fare arte. C'è dietro anche un desiderio di rivalsa, tra virgolette, cioè dimostrare che questo quartiere possa essere anche un luogo di costruzione, un luogo di poesia. Vorrei dire che ci torno quando voglio, e invece purtroppo la risposta è che ci torno quando posso.